Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi realizzerò insieme a voi questo fuoriporta natalizio. E come sapete faccio parte del design team di Scrapboy ed è proprio di Scrapboy l'album che ho utilizzato per questo progetto. Nello specifico ho utilizzato l'album Cotton Winter, che è un album che ho già presentato in un video di presentazione delle carte. Che diciamo secondo me si presta bene per questi lavori di Natale. Vi faccio vedere, vi spiego diciamo nel particolare alcuni dettagli, anche se questo è un lavoro molto semplice, come vedrete poi nella realizzazione del video, perché non ho fatto nient'altro che utilizzare le carte dell'album Cotton Winter, dal quale ho ritagliato tutta una serie di particolari che poi vedrete che ho incollato un po' dappertutto. E poi ho utilizzato, a parte le carte dell'album, ancora qualche particolare che sono, per esempio, questi fiori in carta che avevo già realizzato, oppure questi fiori in stoffa, che mi sono serviti per abbellire un pochino in più questo fuoriporta. Anche queste stelle sono di un particolare, un legno molto sottile, e ancora qui vedete c'è un albero di Natale fatto con una fustella su del feltro brillantinato. Quindi diciamo che a parte questi particolari, appunto, che sono degli abbellimenti diversi dalla carta, tutto il resto è stato ritagliato dal mio album. Ho utilizzato un telaio, vedete, da ricamo di queste dimensioni, perché è una cosa che boh, io l'ho usata già diverse volte, ma a me piace molto da utilizzare, e poi ho attaccato il nastro per legarlo alla porta. E sul bordo ancora ho utilizzato della semplice garza, proprio la garza per le medicazioni. E un'altra cosa, ho rifinito il tutto con un prodotto che è praticamente la neve, un tubetto con dentro questo prodotto che simula la neve, che viene praticamente data direttamente dal tubettino, così rimane semplice piazzarla dove si vuole. Quindi, come vi dicevo, lavoro semplicissimo, vedrete. E adesso che vi ho appunto detto questi due particolari, non avrete più nessun problema a seguire il video in cui l'ho realizzato.